Allora, ciao, facciamo questo avvicinamento ad Atene con l'Airbus 321 su X-Plane, l'Airbus della Thalys, fatto molto bene, un aereo veramente simpatico. Atterreremo per la nostra pista 21 left, faremo un ILS. E come potete vedere adesso stiamo per intercettare l'ILS per la pista 21 come da procedura. E stiamo scendendo più o meno, anzi assolutamente sul profilo numerato di discesa e niente, con l'UNH stiamo a 6.000, dovrebbe esserci la transition level e 10-16 il QNH, e quindi sentiamo 10-16 sul QNH. Bene, 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 bene. Abbiamo un vento a 120, da 120 gradi, 6 nodi. E anzi, la transition era a 5.000, però vabbè, abbiamo switchato a 6.000. Succederà qualcosa? Nulla. Atterreremo in configurazione full con una velocità di approach di 149 nodi. Siamo pronti. Diciamo che iniziamo ad accendere landing lights. Eccole qua, le landing lights. Possiamo anche settare già gli autobrake su low, visto che la pista è abbastanza lunga ad Atene. E poi configureremo l'aeroplano in finale per l'atterraggio. Ok, mancano 18 miglia al campo, siamo in discesa, vediamo se. Ok, l'ILS è perfettissimo, quindi siamo leggermente altini, però come potete vedere il glide sta andando su, quindi si stabilizzerà. Tra l'altro il glide va agganciato a 1900 piedi, quindi da procedura, quindi dovremmo essere a posto. Qui sul mio computer vedete una gara su Assetto Corsa, le mie due passioni sono il simulatore di volo e il simulatore di auto. Come potete vedere ho anche un volante e ho anche i joystick, eccezionale. Qualche volta voglio fare gli atterraggi con il volante. Altre volte cerco di guidare le auto sportive con i joystick. Non è vero, però. E perché c'è una gara molto importante oggi su Assetto Corsa Competizione, la 12 ore di Suzuka. Corrono per 12 ore davvero, davvero. Sono equipaggi misti, multipli, ovviamente di 3, 4, 5 piloti che si alternano alla guida per 12 ore. Partita all'una di oggi, ora sono l'1:27. Finiscono tra 12 ore, la gara finisce tra 12 ore, come nella realtà. Cosa meravigliosa! Tutti equipaggi di altissimo livello, tutte persone, grandissimi sim driver, veramente, veramente in gamba. Ed è una cosa simpatica. Insomma, abbastanza impegnativa, però molto simpatica. E quindi la sto seguendo. Ovvio, non seguirò tutte e 12 le ore, però la tengo lì in stand-by, vedo la classifica ogni tanto. Ci sono degli equipaggi italiani importanti e bisogna tifare per loro. Ok, se volete andare su YouTube, su Twitch, c'è la 12 ore di Suzuka, Assetto Corsa Competizione. Ok, siamo, non dico stabili, ma ok, come potete vedere lì in fondo, guardate, qui abbiamo l'aeroporto di Atene con la pista. Ok, bene, 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 io inizierei, siamo a 9 miglia dal campo, flaps 1. Intanto inizio ad armare gli spoiler, flaps 1, diciamo che armiamo l'approach mode e il vento al momento è in coda a 4 nodi, vabbè, vabbè, 4 nodi in coda, 3, 4, ci sta al momento come potete vedere. Adesso il localizzatore capture. L'abbiamo appena catturato il glide anche, quindi 4.000 pista d'approccio, altitude
Vero Rambo? 4.000, va bene. Ok. Flaps 2. Gear down. Siamo un po' veloci, eh? Il 321 è bello pesante, per rallentare ci mette un po'. Ho tirato giù il carrello, vediamo se riusciamo a rallentare, mi sono distratto. Vabbè. Call, perfetto. Ta-ta-ta. Spoiler, non li riarmiamo perché sono rientrati. Ok. Flaps 3. Ok. Andiamo. Flaps full. Ecco ragazzi, Atene. Stiamo sorvolando Atene, come potete vedere. Molto bello lo scenario. E di fronte a noi la pista, che pare abbastanza un po' non proprio allineata con il curso degli LS. Non ho notato la cartina se c'è, cioè, se è disassata. Credo di sì a questo punto. Ok, 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 ok. Direi che autopilot off, manual flight. Cerchiamo. Infatti stiamo andando un po' bassini, ma recuperiamo immediatamente la situazione. Ecco qua, abbiamo tre luci rosse, quindi vuol dire che siamo un po' bassini, eh? Infatti la touchdown, la pista inizia qua, diciamo, la touchdown zone è un po' più avanti. Vedere la touchdown zone segnata proprio da 100. Dalle due strisce bianche, le più grandi laterali, sì, queste che troviamo adesso, vediamo. Bella toccata, reverse, e siamo ad Atene. Adesso le autobreak sono al minimo, quindi rallenta piano piano. Intanto teniamo i reverse. Ok, diciamo che a 60 nodi togliamo i reverse. Continuiamo a frenare un pochino, il break ci aiuta. Siamo a 30 nodi, rilasciamo e flaps su. Landing lights off, taxi, questa off, accendiamo l'APU. Ok, ok, ok. Spoiler. Eccoci qua, eccoci qua. Atene, Atene, Atene. C'è un tempo meraviglioso ad Atene, questo è l'aeroporto. E parcheggiamo qui, parcheggiamo, ecco, qui a destra abbiamo il terminal main, diciamo, e qui abbiamo il terminal che interessa a noi, e quindi è il nostro Alfa 30, eccolo qua, tiller. Alfa 30, eccolo. Eccolo, a 320, ta ta ta, 15, 12, ta ta ta, arriviamo, arriviamo, arriviamo. Stop. Parking brake. Siamo, tiriamo giù tutto. Beacon, wing, tiriamo giù. Ok, APU, APU è on. E possiamo spegnere i motori. Siamo arrivati ad Atene, pronti per lo sbarco dei passeggeri. Ciao, alla prossima!